Chiunque frequenti teatri sa che il silenzio è sacro durante le rappresentazioni, è una forma di rispetto verso chi lavora, ma oggi quel silenzio sta diventando un fardello non più sopportabile. È Cristina Ferrari, direttore artistico del Teatro Municipale, a lanciare l'allarme su Facebook. Il silenzio adesso basta, perché il silenzio adesso noi ne abbiamo già sentito troppo di silenzio, perché soprattutto Piacenza, che come lei ben sa ha fatto molti spettacoli, sta ancora facendo spettacli in streaming, e lei capisce che questo silenzio sta cominciando a diventare veramente rumoroso e non si può continuare a pensare di stare in silenzio ancora per molto tempo. Il teatro è un'azienda che produce lavoro e come tale dovrebbe restare aperto. Noi abbiamo sempre chiesto di riconoscere ai teatri quello che si riconosce a una normalissima, a qualsiasi altra azienda in Italia. Cioè, il teatro è un'azienda che produce lavoro come tutte le altre aziende. Allora, se tutte le altre aziende in questo momento sono aperte, perché non deve essere aperta l'azienda teatro? Tanti sono stati i sacrifici affrontati e le spese sostenute per mettere tutto in regola. Abbiamo sempre fatto fare i tamponi molecolari soprattutto, e anche durante la produzione quelli rapidi, a tutti gli artisti, a tutti i lavoratori, a tutte le persone che prendevano parte in palcoscenico e anche i professori d'orchestra. Non pensiamo di voler riaprire con i 1180 posti che tiene il Teatro Municipale. Chiaramente sappiamo che dobbiamo aprire con un distanziamento, come abbiamo fatto quest'estate nell'attività che abbiamo prodotto a Palazzo Farnese.